Ciao a tutti ragazzi, Bella lì e ben ritrovati sul mio canale per un nuovo video. Come potete ben vedere siamo su Have a Nice Death. Ho già fatto un video in merito, proviamolo. Ci sto giocando un botto, veramente ragazzi, è un gioco stupendo. L'ho finito, non l'ho ancora platinato perché il platino è veramente lungo, mi sa anche tosto, però posso dirvi per queste 30 ore che ho fatto, circa 30 ore, lo reputo un capolavoro. Ovviamente il titolo è voluto, un capolavoro senza difetti, è impossibile, però davvero bisogna andare lì a cercare col lanternino i difetti in questo gioco. Prima di cominciare, come al solito, vi invito a lasciare un like ed eventualmente iscrivetevi al canale per seguire tutti i miei contenuti. Allora, come dicevo, un roguelike, quindi tipo Hades, tipo Curse of the Red Gods e così via, ed è fatto veramente bene, ragazzi. Ora sono qua un attimo nella stanza, vi faccio vedere. Allora, qua potete provare sia le falci a vostra disposizione nel gioco da utilizzare, sia le magie. Non ho ben capito se solo quelle che avete sbloccato o quelle che non avete, anche quelle che non avete sbloccato, però penso solo quelle che avete sbloccato. Ad esempio, volete provare queste cappe, si definiscono, perdonatemi, le magie sono queste qua col libro. Ad esempio, una delle mie cappe preferite, ragazzi, è questa. Aspettate che la trovo. Stramazzatore. È uno spadone. Guardate. Rilascia anche delle onde d'urto. Ovviamente, vedete, si deve ricaricare la barra, guardate in alto. E è su triangolo. Poi, eventualmente, vi potete mettere anche una magia, mettiamo esplosioni giusto per farvela vedere. La magia, oltre a doversi ricaricare, ragazzi, cioè, oddio, la magia funziona diversamente, perdonatemi, vedete? Si deve ricaricare il mana, la barra verde sotto l'energia, che è possibile aumentare durante le nostre run, così come i nostri punti ferita in alto, 65. Però guardate, questo poverino lo possiamo usare per provare le combo e così via. Guardate il gameplay com'è veloce, guardate che belle che sono anche le animazioni delle mosse. Ecco, alcune armi, ad esempio, se usate in aria, questa è l'animazione, se utilizzate in aria, lancia tre onde d'urto, come potete vedere. E dicevo, il combat system è vario, è velocissimo, è fluido, ed è incredibile, veramente. Non mi aspettavo che fosse di qualità così alta, sinceramente. E sono molto contento, veramente, ne parlo con molta gioia di questo. Volevo dirvi una roba in me. Ecco, vedete, ad esempio, questo qua. Qui potete vedere le sue statistiche, un modo per scioccare i colleghi così da fargli prendere le tue parti. I teschi che vedete sotto lì, lo stromazzatore, sono i vari potenziamenti che potete fare tramite la sala di controllo e la trovate appunto durante le vostre run. Di base, come potete vedere, ha attacco 85, ricarica 1,80 al tempo in cui si ricarica, al tempo in cui possiamo riutilizzare lo stromazzatore. La furia si riempie di più a ogni attacco, la sua abilità, vedete sotto. La furia sarebbe quella barra che vedete sotto, viola, che si sta caricando. Una volta che è piena, potrete tenere premuto L2 e premere uno dei tre tasti per scaturire una potentissima mossa finale. E la cosa bella è che quasi tutte le armi, salvo alcune specie di doppioni, hanno la loro animazione, cioè, e sono veramente stupende. Cioè, in questo caso vi faccio vedere la mossa finale della falce, che è l'arma base del gioco. E poi la falce, appunto, ha altre versioni che vi mostrerò. Guardate che bella. Perché falce ha tutto lo schermo. E ripeto, ogni mossa cambia l'animazione. Ci sono mosse offensive, ci sono mosse finali invece difensive. Ad esempio, c'è un pugnaletto che vi dà l'invulnerabilità. Questo gioco ha una varietà rara, veramente. Non è sempre così scontato trovare dei giochi che abbiano un gameplay così vario, stratificato e profondo. Non vi riuscirò a dire tutto in questo video perché io stesso sto ancora giocando al gioco, quindi ci sono molte cose che devo scoprire. Queste sono le maledizioni, ad esempio, che ci forniscono dei bonus al nostro personaggio. Quelle che vedete senza quelle specie di edere intorno avete il bonus punto. Invece le altre, appunto, vi beccate una maledizione. Quindi avrete un bonus, ma avrete anche un malus, che può essere, ad esempio, più forza dei nemici, più energia dei boss e così via. Ecco,
Allora, qui appunto la cosa bella è che potete provare qualsiasi falce che volete, ad esempio, oltre che appunto le magie e le cappe. Vedete, questa falce qua, ad esempio, si allunga ed è molto figa anche questa, come mousset e tutto. Questa, ad esempio, a differenza delle altre, quando voi fate su quadrato, vedete, qua non potete continuare la combo. Invece, se metto i falcetti, che personalmente è quella che mi piace meno, guardate, vedete, col quadrato continua la combo in aria. Però sono veramente ben diversificate tra di loro, ragazzi, sono una figata. E anche la mossa che vi farò vedere ora, ve la faccio vedere, la mossa dei falcetti cambierà. Ora ve la faccio vedere. Bella anche questa, ma secondo me non forte come l'altra. E la cosa, la doppietta, ragazzi, è la mia falce preferita, è incentrata sulla potenza. Ma può fare anche delle combo aeree. È un po' lentina, però neanche così tanto. Premendo giù quadrato, poi si può fare. Se lo fate subito, vedete da subito la botta. Oppure lo potete mettere in combo. Anche a livello di combo è figo, perché ad esempio potete farla combo, andare in aria, colpire, switchare l'arma in aria, poi piazzarci una magia. E quindi il gameplay è sicuramente una delle cose più riuscite di questo titolo, ma anche il resto, la direzione artistica, le boss fight, i dialoghi con i personaggi, perché poi c'è anche tanta lettura da fare, appunto. I nemici con tutte le loro descrizioni, gli impiegati, la morte stessa, appunto, Pumpkin che fa troppo ridere, veramente, ragazzi. Jerry, Joe. Cioè, è un gioco veramente che mi sta stupendo, mi sta sorprendendo la bellezza di questo titolo. Ecco, l'ombrellone, che è sempre un tipo di falce, credeteci o no, è una di quelle armi che non mi fanno impazzire. Cioè, il moveset è bello ed è anche un po' difensivo, perché quando facciamo così, lì siamo invulnerabili, quando per quella frazione di secondo lì, che si copre con gli ombrelli, però non mi fa impazzire, ecco. Ovviamente con lo scatto avete il frame di invincibilità sui colpi dei nemici e si può usare anche abbastanza velocemente, come potete vedere, si può anche un po' spammare se volete. E poi anche lì ci saranno delle abilità, delle maledizioni che vi permetteranno di poter scattare più volte. Il tempo di ricarica quindi si diminuisce tra uno scatto e l'altro. Ora cercherò di farvi un'infarinatura generale, eh. Ripeto, c'è troppa roba da dire riguardo a questo gioco. E volevo partire appunto qui dalla sala facendovi vedere un po' appunto che si possono provare le varie cose. Attenzione che l'arma poi che selezionate qua non la potete più usare quando passate attraverso questa luce verde. Le falci ve le fa scegliere poi quando iniziate la run. Veramente difetti, questi sono dei bonus che potete ottenere appunto mano a mano che proseguite nel gioco e fate punti. Ovviamente più andate avanti nella vostra run, più punti otterrete. Ora vi faccio vedere una. Ah, questa è la difficoltà base del gioco, esaurimento imminente. Tanto di cappello agli sviluppatori che hanno pensato, per chi magari non vuole smadonnarci dietro, a mettere la difficoltà autorealizzazione, che rende il gioco decisamente più facile. Si profila una bella giornata alla Death Inc. Tutti sono gentili e ti hanno anche fatto i complimenti per la cravatta con fantasia animaliera. Inizia la run con tre anime, che sono quelle che vi permettono di curarvi, e recuperi più 75% PS Max nella sala ristoro dopo aver sconfitto una sofferenza, che sono appunto i boss del gioco. PS delle sofferenze ridotti del 25%, PS dei tanager ridotti del 25%, che sarebbero dei mid boss, ma comunque non vanno sottovalutati. Il danno dei tirapiedi, che sono i nemici in giro, è ridotto del 25%. L'anima cura di più ad ogni morte. Insomma, quindi. E poi c'è questa difficoltà base che già è bello tostarello. E ho sbloccato l'esaurimento 1 che non ho ancora provato. Probabilmente finendo l'esaurimento 1 si sbloccheranno altre difficoltà. Questo avete danno delle sofferenze più 25% e PS, quindi punti salute delle sofferenze aumentati del 25%. Probabilmente andando su della difficoltà aumenteranno ancora queste due statistiche o ci saranno magari degli altri upgrade. Comunque facciamoci una run, proviamola così. È un gioco veramente che vi consiglio.
sia se siete appassionati di questo genere, sia che non siete appassionati, perché tanto ogni run sarà diversa, perché potete provare armi nuove, poi ogni morte ovviamente vi farà imparare. Arriverete al boss e vi renderete conto mano a mano che lo imparerete sempre di più. Ecco, può essere leggermente frustrante magari arrivare ai boss finali del gioco e perdere perché effettivamente dopo non avete la possibilità di fare pratica con quel boss. Non subito, ragazzi, perché prima di iniziare questa run vi faccio vedere. Potrete anche sbloccare appunto i vari ascensori. Ad esempio, vedete, io ho sbloccato un ascensore che mi porta direttamente nell'ufficio del Maggiore o di Mamura, che sono i penultimi boss del gioco. E quindi, qualora avete dei problemi, potete dire benissimo, vado lì e provo a studiarmi il boss. Anche lì ci sarebbe un discorso lungo da fare perché se andate direttamente all'ufficio del Maggiore o di Mamura o anche degli altri boss, vi perdete tutti gli upgrade che potete ottenere durante le vostre run e quindi sostanzialmente sarete delle pippe per quanto riguarda la vita, il mana e così via. Faccio un dialogo. Tra l'altro, alcuni doppiatori, non questi, sono abbastanza certo, non al 100%, che ci sia il doppiatore di Dusa, di Aedis, e poi ci sono anche dei doppiatori che ho sentito in Hollow Knight. Sono una gran rottura di gioielli di famiglia. Poi i dialoghi sono molto divertenti e le tematiche però comunque sono importanti, nonostante magari alcune sono messe giù in maniera divertente. Cioè, se uno va a scavare, vi assicuro che è un gioco profondo, secondo me. È anche molto complesso da capire il tutto, eh. A parte che uno poi lo può giocare tranquillamente per il gameplay, perché quello che, parliamoci chiaro, che spicca di più in questi generi di giochi, secondo me, è proprio il gameplay. Niente, qua. Appunto, per ora ne posso prendere al massimo due, posso prendere due vantaggi per l'inizio della mia run. Qui attenzione, ad esempio, perché vedete, ci avete sia un bonus che un malus. Quindi in questo caso otterrò più 15% alla vita e perderò meno 10 al mio mana, quindi da 50 vado a 40. Volendolo si può fare, tanto poi ci sono le stanze che vi aumentano il mana. Prendere o lasciare più 5. Avete la possibilità di utilizzare i soldi, vedete l'oro, per cambiare questo, se non per vedere se esce qualcosa di meglio. Vedete che cambiano tutti e tre? Prendere o lasciare. Più 15 di salute, vedete, mi dà permanente, però adesso subisco 10 danni che poi posso curarmi. Ma sì, dai. Prendere o lasciare, questi ragazzi sono random e possono essere appunto, cioè sono delle armi. Quindi prendiamo questo e firmiamo il contratto. Almeno vi faccio vedere anche un po' il gameplay. Vedete, qui a sinistra appunto avete la possibilità di andare contro i boss eventualmente per fare, se volete fare pratica, però anche lì, vi ripeto, arrivate con niente, quindi vi potrebbero disintegrare. Poi sono tosti i boss, eh? E qua avete la possibilità appunto di scegliere tra tre falci in questo caso. Non so se poi ho la possibilità di scegliere tra quattro che si può sbloccare avanti. Con triangolo vi mostro i dettagli dell'arma. La falce filante, come potete vedere, ha già delle abilità di default. 100% di probabilità di applicare premio. A ogni colpo infligge danno pari a un 0,5% dei PS del nemico. In questo caso, però, io
In tutta onestà preferisco la falce piuttosto che la falce filante. Ecco ragazzi, la voce di Patrick mi sembra molto Dusa di la Medusina di Edith, eh? Mi sa che è lei. Ok, ora sarà più difficile probabilmente prendere una mela di schiaffi. Ecco, questo, ad esempio, vedete, guardate come cambia l'animazione. Se premo il triangolo fa così, se premo su triangolo, vedete, scatta in lungo. Quindi è anche bello, cioè veramente è troppo vario dal punto di vista del gameplay, c'è tanto da provare, testare, no? Tra l'altro questi qua, ragazzi, ad esempio, vedete, pugnale vorticoso, infligge un furtivo colpo letale proprio davanti a te. Quella roba lì, vedete, dove c'è il triangolino, col viola, è la mossa finale, un vortice di metallo avvelenato. Attacco 10, ricarica 0,70, e anche questa è possibile potenziarla. Però, veramente, poi, quando si impara a giocare, il gioco è vero. Scorre veramente velocemente. Questi ogni tanto uccidendo i nemici, vedete, potete recuperare i vostri PS. È bello, è veloce, è fluido, è preciso. Cioè, veramente, per trovare dei difetti in sto gioco bisogna scavare a fondo. Allora, adesso bisogna dire quello che è giusto, nel senso che ci sono dei bug su PS5 abbastanza importanti. Uno che mi aveva bloccato il salto, non mi faceva saltare più. Un altro fastidioso che durante le boss fight il nemico, il boss, non prende più danni e nemmeno noi. Però è un bug importante perché prolunga la boss fight inutilmente e vi costringe ad uscire a volte, o eventualmente dopo un po' che giocate si sbugga. Ovviamente sarebbe meglio che questo bug non capitasse, quindi io spero che gli sviluppatori controllino e sistemino. Ma però tolte quelle robe lì, ragazzi, veramente questo secondo me è un gioco che rasenta la perfezione nel suo genere. Poi ovvio, la perfezione sta negli occhi di chi guarda. Questo è il personaggio, ragazzi, che vi dà appunto i bonus. E poi ragazzi, un grande pregio, è dannatamente divertente. Ah, guardate, neanche a farlo apposta, ve ne stavo parlando prima, vedete? Veloce, più veloce. Lo scatto ottiene meno 25% di ricarica. Qualora non vi sta bene, potete premere quadrato, utilizzare una delle carte che vedete lì in basso a sinistra per cambiare la maledizione. Che in questo caso, oddio, è un bonus, la maledizione non c'è. La falce infligge più due danni. Ad esempio, non mi sta bene. Premo il quadrato. Mi piace questa. Tengo questa. Infligge danni bonus leggeri a chi ti attacca. Danno 5. Non mi sta bene ancora. Cambio un'altra volta. Se non si sperano attacchi per un certo intervallo, scatta un effetto. Il tuo prossimo attacco lancerà una falce. In questo caso, però, tra queste tre, adesso l'ho fatto solo per farvi vedere, prendo questo.
La possibilità di build è tantissima, si possono fare anche, non le ho ancora provate, build di sanguinamento, build velenose. Il gioco ha un buon tutorial, devo dire, però non vi spiega proprio tutto, 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 eh. Vedete? Qua vi spiega la falce, vi spiega gli incantesimi e vi spiega la cappa, può essere assegnata a triangolo o cerchio. Diverse varianti della cappa sono disponibili come armi in mutaforma che ottieni in combattimento acquistandole al negozio. Puoi diversificare i tuoi attacchi combinandoli con L, l'analogico in giù e l'analogico in su, come vi ho fatto vedere prima. E qua cioè, vi dovete leggere perché questi sono importanti, vedete? Sanguinamento, veleno, arcano, ustione. Ecco. Se proprio voglio trovargli un difetto, attenzione, un difetto per me, non può essere un pregio per tutti, c'è fin troppa roba. Cioè, il gioco sarebbe stato ottimo, secondo me, anche senza tutte queste cose. Vedete quanta roba c'è? Pira, ipotermia, incandescenza, condanna. Poi non per forza bisogna sapere tutto, ma è sempre meglio. C'è davvero tanta roba. Io adesso, qua potete scegliere la stanza in cui andrete, potete scegliere il magazzino di equipaggiamento dove potete ottenere una cappa, penso, così via, eventualmente anche una magia, il che vi darà le monete d'oro. Il dipartimento Animoneta Prismium, potete trovare appunto un'animoneta o un Prismium. I Prismium vedete lì in alto a destra, è quella specie di romboli col teschio che vedete lì, e anche quello serve per potenziare armi e così via, e anche per altre cose. In questo caso fare il magazzino di equipaggiamento. Questo personaggio mi fa morire da ridere. È maniaca dell'esercizio fisico. Scusate. Allora, nel gioco sono anche presenti delle stanze segrete. Non mi piace la meccanica con cui si aprono, dobbiamo obbligatoriamente consumare una cura. Però attenzione, nella stessa stanza segreta poi si può ottenere una cura, o addirittura due, o addirittura tre, o altre cose. Quindi un po' si compensa il fatto che utilizzate la cura, non è che la sprecate. Ecco, se avessi avuto ad esempio l'ombrello qua, riuscivo ad andare là in alto. Da qua non si riesce. Però ripeto, il gameplay è fenomenale. Non ho schivato perché sono un coglione. Del vero non avevo visto il colpo. È fenomenale, è veloce, è fluido, è reattivo. Mi è capitato rare volte che si incantasse, davvero raramente, cioè che schiacciassi un tasto e il gioco non me lo recepisse, no? Cosa che invece capita spesso in The Last Fate, gioco che anche quello mi è piaciuto, ma non c'è paragone. Secondo me è 100 volte più bello questo. Fendante, ragazzi, non è male. Punge il nemico con una combo triplice. 25 d'attacco, 1,5 di ricarica. La mossa speciale tempesta il bersaglio con un'esplosione di colpi frenetici. Combo di terra infligge più 25% danni bonus. Come potete vedere, quest'arma ha già un upgrade fatto. Vedete che c'è il teschio acceso lì in alto a sinistra. Guardate che bella, si può fare così oppure con su cerchio. No, pallino, perché io lo chiamo sempre pallino. Ah, non so se l'ho detto prima, mi sono perso nel discorso. Gli do almeno 9 a sto gioco. E probabilmente posso arrivare anche a 10. 10 è la perfezione.
Per me questo gioco può essere benissimo perfetto, seppur ha qualche difetto, perché i difetti nei giochi ci sono sempre. Ripeto, qui sono veramente pochi. E io sono un criticone, chi mi conosce, chi conosce il mio canale, sa benissimo che io sono un criticone. Però quando c'è da elogiare un titolo, lo faccio più che volentieri. Anzi, veramente, grazie a Gearbox Publishing e. Poi adesso il nome dello sviluppatore non me lo ricordo. Dovrei andare a leggere. Veramente hanno fatto un ottimo prodotto. Anzi, più che ottimo. Tra l'altro non lo sapevo, era già uscito da un anno. Cioè, è da poco che è uscito su PS5, ecco. In questo video, già detto, non spiegherò tutto, ragazzi, perché c'è troppa roba. Volevo solo darvi dei pareri generici sul gioco, facendovi vedere un po' di cosa si tratta. Avanti, potrei effettivamente farci una serie, perché no? Qualora vi farebbe piacere, la faccio. No, schiva, ecco, adesso, ad esempio adesso non mi ha preso la schivata, però capita raramente di schiacciare il tasto e che non viene recepito, eh. È proprio una cosa rarissima. Vedete, qua possiamo aumentare la nostra vita, più 10. Sconfiggendo le sofferenze, i boss invece vi dà più 20 di energia ogni volta. Sto cercando se ci sono delle stanze segrete per farvele vedere. Ecco, un altro pregio, bene o male, salvo casi rari, nemici, nonostante siano veloci, quello che fanno è leggibilissimo, eh. Cosa invece non presenta in Lies of P, che vabbè, a me non è piaciuto, è la fiera dell'illeggibilità quel gioco, secondo me. Proprio il moveset dei nemici, così come il moveset di tanti boss, è una roba illeggibile. E diventa difficile artificialmente il gioco, non diventa più difficile come questo, ma in maniera appagante e soddisfacente. Almeno io la penso così. Non è che tutti la possiamo pensare alla stessa maniera. Ecco, potrei farvi vedere un Tanager. J piccato. Sono dei mid boss, ma ripeto, non vanno sottovalutati. Lì dove c'è il rosso, ragazzi, ci sarà appunto il boss del primo step. Quant'è che sto facendo il video? Mezz'ora. Ecco, una cosa che mi dà un po' fastidio, a volte capita, a volte vi dà le cure quando non vi servono e quando state per morire non vi dà le cure. Cioè, sembra fatto apposta, però sembra un po' una presa per il culo, no? Però davvero, bisogna andare a cercarli col, boh, non so neanche cosa dire, bisogna proprio cercarli i difetti in sto gioco. Perché è praticamente la perfezione. Oh, cos'è? Ah, ma scusate, ma questo. Attenzione, una volta aperto, Tanager e sofferenze di questo dipartimento diventano più forti. Ma io però ho già messo Armadietto della falda quantica, ho già aumentato la difficoltà de delle sofferenze. Questo me la aumenta ancora di più, quindi meglio di no. Tanta roba, Pumpkin è uno dei migliori personaggi del gioco. Allora, sono molto curioso di vedere cosa ci sia qui dentro, sempre che ci sia qualcosa. Il problema è che aprendo questo mi scavo la bara da solo, praticamente. Perché, ripeto, ho già aumentato la difficoltà del gioco, cioè delle sofferenze,
Facendo così diventano ancora più forte e mi sa che è cumulativo e potrebbe diventare un problema, vabbè, tanto anche se muoio sti cazzi. Ecco, un altro pregio, la morte non è pesante in sto gioco perché è talmente divertente, talmente bello, è talmente vario che credetemi, vi peserà poco. Poi ovvio, dipende anche dal vostro livello di pazienza e da cosa vi piace. Senti. Pezzo di medaglione. Il primo terzo del medaglione rappresenta la morte, con il suo aspetto sinistro, più giovane allora, appena agli inizi della carriera, con un sorrisetto inquietante sul volto. All'epoca la mietitura avveniva secondo le regole dell'artigianato ancestrale. Dopo essersi laureata, voleva tuffarsi subito nel mondo del lavoro e costruire la sua azienda con l'aiuto dei suoi amici più cari. Vlad ha finito per lavorare nel mondo del cinema. Sabato è tornato a casa per prendersi cura di sua madre. Jacob è stato l'unico rimasto a sostenere la morte mentre lavorava al suo sogno, finché non è entrato in scena un altro incredibile guru del management moderno. Successivo trova altri pezzi del medaglione. Ah, vi devo far vedere la mossa finale della lancia, che è fighissima. Guardate che meraviglia, ragazzi. No, ho sbagliato. Vabbè, quella era bella comunque. L'ho sciolto. L'ho sciolto. Probabilmente da dopo diventano più forti i Tanager. Ovviamente questo era uno semplice, ma man mano che andrete avanti, vi assicuro, ragazzi, che diventano tosti anche loro, eh. Volevo farvi vedere la mossa della lancia e invece ho sbagliato, ma anche l'altra è fighissima. Ecco, vedete? Se prendo questo, ottieni più un PS Max ogni volta che lasci l'ascensore, scusate, attenzione, questo bonus è associato ad una maledizione, che può essere di vario tipo. Però, se avete uno spezza maledizioni, ragazzi, vedete lì in basso a sinistra, è quel foglio lì a destra tagliato. Se ce l'avevate, potevate prendere questo bonus e spezzare subito la maledizione. Veramente, gli sviluppatori hanno usato una cura nel gameplay, nelle cose che è, secondo me, maniacale. Questo non mi piace molto. Innesca un effetto quando succede un nemico. Affetta il nemico più vicino, quindi lo sciotta, mi sa. Danno 20. Assicurazione sulla vita infligge danni bonus se il nemico ha tutti i PS. Ma sì, dai, prendiamo questa. Ecco, le build non sono così intuitive, sono abbastanza complesse. Però giocando, 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 poi si capisce, no? Negozio e poi c'è la boss fight. Questo è il negozio dove potete appunto consumare una delle vostre cappe, ad esempio, se non vi piace, per ottenere anima, poi da spendere e prendere altre cappe, magie o così via. Vedete qui? Spendendo le anime avete la possibilità, ad esempio se avevate perso i PS, potevate curarli qua. Cura pura di 15 PS. Questo è un Prismium, ragazzi, appunto. I Prismium, vedete? Vi permettono di cambiare gli oggetti che ci sono nel negozio o appunto, come ho detto prima, di potenziare le armi. Raggio perforante, ma al momento no, non va bene quello che ho equipaggiato, quindi andiamo avanti così. Questo però non posso comprarlo per un'anima, guardate che sfiga. Vabbè. Altro personaggione lui.
cioè nel senso è divertente. Oh, usa un Prismian per aprirlo. Mi fa molto gola. Ah, però non posso prendere il Prismian, è vero, pensavo di avercelo. Che sfiga, però. Ultra sfigato, vabbè, fa niente. Ci sarà un'altra occasione. Questo è il primo boss del gioco, Brad. Ecco, mi chiedo se il fatto che ho reso più potente le sofferenze, se va solo a discorso di danni, o se cambiano il moveset, ecco. Se cambiano il moveset non mi fa impazzire, un po' come Hades, appunto andando avanti poi con le varie cose, i malus che potevate mettere, cambiava il moveset dei boss. Quella non mi piace come cosa, rende sì il gioco più vario ma diventa anche stressante. Io, cioè Hades l'ho apprezzato molto, ma preferisco molto di più questo. È bello che ogni volta, quasi sempre, qua i dialoghi cambiano ogni volta, e salvo alcuni che poi si ripetono. Molto basic il primo, però, ripeto, non sottovalutatelo. Soprattutto ora che è potenziato. Non c'è bisogno per forza di schivare in alcuni punti. Dipende, dovete conoscere appunto il moveset per poterlo fare, però. Per potervi permettere di non schivare. Qua saltate, ad esempio. Vedete, qua io posso non schivare, basta che mi posiziono bene. Io ho preferito schivare. Guardate che bella la mossa finale. Ah, non posso ancora farla. Non posso ancora farla. Ok, ora posso farla, ve la faccio vedere. È stupenda, ragazzi. Pronti? Guardate che meraviglia. Ah, però che sfiga, si è spostato. E avrei fatto molti più danni se non si fosse spostato. Quasi non hanno damage. Adesso l'ho detto, mi colpisce. Guardate, solitamente funziona così. Tac. Easy peasy lemon squeezy. Guardate che bella anche l'immagine che ha preso di schiaffi. Guardate. Vediamo se me lo fa affrontare subito o no. Pensavo con l'aumento di... Perché poi si riaffronta anche in quella versione lì potenziata. Dopo che sconfiggete il boss, appunto, avete diritto a 20 PS in più. Niente ragazzi, mi fermo qua. Spero che il video vi è piaciuto. Se vi è piaciuto condividetelo così mi aiutate a crescere col canale. È un gioco che vi consiglio perché, ripeto, per me è un piccolo grande capolavoro. Fossero tutti così fatti bene i giochi. Bella lì, un saluto da Andre the Final Dragon.